Mister, tra i motivi del suo arrivederci, che non è un addio prima ancora della famiglia, ha citato un particolare, quello del rischio di poter fare come è accaduto a Marcello Lippi, dopo la vittoria del mondiale, di poter fallire per perdere obiettività. Alla fine questa salvezza vale come un mondiale. Sì, è il nostro mondiale, è il mondiale di Arezzo, credo che abbiamo fatto qualcosa di stupendo insieme e vado via con questo ricordo qua, insomma, con la cena, con la festa in piazza e con quello striscione stupendo del generale Massimo, che onestamente mi ha dato tanto, molto a livello di emozione. E quindi vado via con questa idea qui, ma ne è valsa veramente la pena, un'avventura stupenda che sono stato orgoglioso di cavalcare. C'era il rischio, come ha detto lei, di perdere obiettività anche poi alla luce di eventuali riconferme dei giocatori? Sì, perché non posso pensare di giudicare se può restare o no qualcuno che mi ha dato l'anima, e quindi è giusto che vada via, è meglio che vada via io, perché così invece c'è la possibilità di che arrivi qualcuno che non ce l'ha questo debito di riconoscenza e che possa giudicare e far tirar fuori ancora per l'ennesima volta qualcosa ai ragazzi, perché io a questi ragazzi gli ho chiesto 3 o 4 volte di tirare fuori l'anima, non posso chiederlo per l'ennesima, non ci riuscirebbero, ma con uno diverso, con un modo diverso potrebbero fare ancora meglio, quindi questo secondo me va tutto a vantaggio dell'Arezzo. Tra l'altro, come ha detto, è vero, potrebbe avvicinarsi a casa anche se ancora non ha nulla in mano, soprattutto va via senza avere una proposta ancora. Non ho nulla, dovrò qualcosa, molte di quelle cose che hanno scritto sono assolutamente inesatte e dovrò vedere dalle prossime settimane se quelle voci che ci sono dette, qualcuna almeno, poi si concretizzerà o che comunque sia formulata una proposta. Vediamo, sicuramente avvicinarsi un po' per me sarebbe importante per poter gestire a oggi il discorso legato alla famiglia, però non è solo quello, ci sono quelle altre motivazioni che vanno a completare poi la mia decisione. Pavanen resta nel cuore di Arezzo e gli aretini, l'Arezzo per Pavanen cosa sarà? È una parte del mio cuore in questo momento e quindi mi verrebbe da dire veramente che abbraccio tutti gli aretini, che sono stati i veri guerrieri del Cavallino Rampante, sono stati gli aretini, e quindi spero che questa cosa qua abbia acceso in loro la voglia di difendere un bene e di non sperperare, che sia veramente l'anno zero, che se lo ricordino e che così quando ricordano questo magari ricordano anche a me.